Che cosa pensare di quanti smettono di pregare Dio, i santi, per indirizzare delle magiche preghiere agli astri? Che cosa pensare di quegli astrologi che osano fare l'oroscopo a nostro Signore Gesù Cristo? L'uomo sapiente non è né un indovino né tantomeno un mago, ma colui che ama la verità. E come Aristotele crede che la natura ce ne mostra chiaramente il volto nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni. Certo non approvo Aristotele in tutte le sue parti, perché sono passati quasi 2000 anni dalla sua morte e la scienza dell'uomo è assai progredita. Ma quanto alla ricerca della verità, ripeterò qui ancora ciò che ho detto molte altre volte.